Allora, Bell'Antuono e De Fisio Marras, una collaborazione che continua anche per quest'anno, per il secondo anno consecutivo, giusto? Abbiamo visto ieri una passerella davvero spumeggiante, possiamo dire. Sì. Cosa mi raccontate? Allora, quindi abbiamo deciso quest'anno insieme a De Fisio che dovevamo usare ancora di più rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso abbiamo usato, perché lui adora usare. Quindi praticamente ci siamo voluti spingere più sulla parte, diciamo tra virgolette, colorata. Vero. Proprio perché lui si esprimesse in una maniera anche più sua, più legata al suo mondo. Quindi che cosa hai fatto? Fammi capire. Ho fatto casino. Beh, ci siamo divertiti tantissimo e come sempre trovo dalla parte di Elena e tutta l'azienda Bell'Antuono una recettività assurda che non mi sarei mai aspettato. Abbiamo deciso di comune accordo da subito, dall'anno scorso già, di spostarci su un concetto che si allontana un po' più dal Bridal, anche se parte comunque da tutte dalle basi, dalla costruzione, dai tessuti, dalle lavorazioni comunque della sposa, vero e proprio atelier, come Elena non piace chiamarlo, ma che si rivolge ad un pubblico molto più fashion, molto più contemporaneo, molto più quasi da red carpet. Infatti non c'è bianco, l'anno scorso abbiamo fatto tutto in bianco, quest'anno invece addirittura nero e fucsia, quindi vero. Con il super clashing, il super trend del momento. Abbiamo fatto una capsule ispirata a Certezza di Susan Disperatamente, quindi tutto ciò che gli anni 80 ce li abbiamo, sia nei tessuti che nelle forme. Comunque con una sartorialità invece da alta moda, nel senso che i suoi abiti sono molto complessi, soprattutto sì, a livello si vede, diciamo, di si nota, costruzione modellistica. Sì. Quindi diciamo tutta questa parte di leggerezza che dice lui, fatto comunque con una qualità veramente molto alta. Quindi diciamo che è un po' un ossimoro, no? Sì, ed è questo che mi piace. Sì. È un po', anche per noi è un po' l'idea di svecchiare, cioè di fare cose. Io, insomma, diciamo, quella dell'azienda sono io che ho creduto molto in lui, quindi, e poi anche per la nostra azienda avevo voglia proprio di dare quel touch più giovane che secondo me il Made in Italy si merita per quello che facciamo noi. Ma il suo apporto in questa capsule collection si rivede anche un po' in quella che è la Bell'Antuono, cioè nel senso il fatto che lui abbia collaborato con voi ha poi influito anche sulla collezione Bell'Antuono Bridal? Ma sicuramente diciamo che influito forse no, però come dire, ispirato sì. Ecco. Nel senso, forse è la parola più giusta, nel senso che anche le mie ragazze, cioè il nostro team, vedendo le sue cose, sicuramente imparano anche a fare altre cose, che magari, perché volendo l'azienda si svecchia anche in quello. Infatti, cioè anche con le persone, con le collaborazioni che magari sono sempre state abituate, un po' anche per quello che ho fatto, a vedere sempre le stesse cose. Quindi vedendo queste cose qua, ovviamente sono rimaste scioccate, però sicuramente erano molto motivate. Perché devo dire che in passerella oggi si respirava un'aria un po' diversa, un po' più fashion, un po' più infatti, contemporanea. Sicuramente lui ha aiutato a sbloccare almeno questa cosa. È bella questa cosa. Ma si vede che tra di voi c'è proprio un feeling artistico interessante. È bellissimo, lavorare con lei è bellissimo, io ogni tanto glielo faccio anche apposta, sì, ragazzi, di mettergli delle cose che penso che siano impossibili, sì, capito? Che gli dico, guarda, io te lo disegno, poi capiamo, dimmi, cioè fermami, sì, a un certo punto. E devo dire che lei mi dice, sì, dai, ti fermo, però non mi fermo mai, sì, anzi, capito? Ma no, ce la facciamo, guarda, te l'ho fatto, ma dai, proviamoci, non lo sa, te l'ho fatto. E alla fine va sempre. E questo è un modo anche per avere una visione un po' futuristica di quella che è la sposa, no? Di quello che è il mondo sposa. Sì, ma sicuramente io spero che diventi così. Io ci sto provando, adesso poi vedremo, insomma. Però sicuramente è un inizio per lui. Cioè, sia con lui, secondo me, e che anche, diciamo, per l'evoluzione della bella. Per l'evoluzione, io penso che comunque Elena sia una pazza, una visionaria, lei lo sa, perché comunque nel mondo dell'artigianalità e dell'estrema sartoria italiana non c'è nessuno che sta facendo un progetto del genere, cioè
sono veramente all'avanguardia, cioè sono sempre noi che siamo la culla del fashion e del design, in realtà poi siamo sempre gli ultimi a recepire, siamo sempre vecchi. Allora io ho voluto usare, adesso vediamo insomma. Ma infatti anche la sfilata di ieri del White Carpet, voi avete dato quel tocco in più, anche solo per le musiche, un po' appunto anni 80, no? Sì, perché sì, si respirava quell'aria. Più contemporanea. Sì, cioè ci proviamo. Era proprio un sorriso che si allargava. Bene, e quindi questo vuol dire che anche un'azienda come la vostra, che è così storica nel panorama italiano, no? Continua nel solco sì della tradizione, ma anche proiettata verso questo bellissimo futuro. E quindi vi auguriamo insomma che queste collaborazioni continuino e che portino sempre dei risultati migliori. Va bene, grazie mille. Grazie mille, grazie.